cinema sardo protagonista al festival La valigia dell'attore. Alla Maddalena i registi chiedono più risorse. Alla Maddalena adesso per il festival La valigia dell'attore, al centro della rassegna quest'anno i registi e il cinema sardo. Cristiana Aime. I colori unici del mare di La Maddalena, i gioielli dell'arcipelago, cornice inimitabile del festival La valigia dell'attore, un'isola del cinema. L'amore di Gian Maria Volonté, a cui è dedicata dalla sua nascita la manifestazione, per questa comunità e questi scenari mozzafiato, continua ad attirare in quest'angolo di Sardegna attori, registi, scrittori di fama internazionale. Una settimana di laboratori per giovani attori, proiezioni, dibattiti e incontri con i protagonisti del cinema di ieri e di oggi. Da Giuliano Montaldo, che diresse Volonté in due film, a Valerio Mastandrea, vincitore del premio di quest'anno. Al centro della decima edizione della Valigia dell'Attore, organizzata dall'associazione Quasar, il cinema sardo. Forte dei recenti successi nei festival e sui grandi schermi in Italia e all'estero, deve però fare i conti con Italia e i finanziamenti. Il cinema oggi forse in un certo senso è quasi la punta di diamante tra le cose che si producono in Sardegna, però stenta ad essere riconosciuto come tale ed è davvero un peccato. Insomma, basta vedere con quale curiosità hanno seguito i ragazzi che qui fanno un corso di recitazione, un corso di alta scuola, i nostri lavori. Io la Sardegna la considero come un teatro di grandissima suggestione e che si compone di scenari, ovvero di paesaggi molto, molto belli e vari, e poi soprattutto gli interpreti. La cosa più interessante che a mio parere la Sardegna può dare al cinema sono soprattutto gli interpreti.